C'è caldo, voglio la granita. Sì, ma di fragola. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina reale, non più virtuale oramai. Reale, con tutto il caldo veramente reale di ragazzi, questi giorni. Ragazzi, che caldo, oggi facciamo la granita per forza. Che ne dite di una granita di fragola fresca, aromatica, piena di gusto, buonissima? La granita vera, quella siciliana, spostiamoci di là. E andiamo a fare. E poi se la sbafferà. Ed ecco gli ingredienti per la nostra buonissima granita alle fragole. 500 g di fragole. Le mie le vedete surgelate perché siamo fuori stagione, ma voi se le trovate assolutamente fresche. Un cucchiaino di estratto di vaniglia. 40 g di miele. Io sto usando un millefiori, voi usate quello che preferite. Un pizzico di sale, in ogni dolce ci sta sempre. Per 500 g di fragole, un litro d'acqua, 150 g di zucchero. Mettiamo l'acqua sul pentolino e versiamo dentro tutto lo zucchero e anche il sale. Adesso poniamo su fiamma gentile e aspettiamo che vada in ebollizione fino a quando lo zucchero non sarà del tutto sciolto e si sarà formato una sorta di sciroppo. Questo passaggio sulla fiamma è fondamentale affinché la granita non ghiacci in freezer, quindi non saltatelo e fate sempre sciogliere e ridurre a sciroppo lo zucchero. Lo zucchero è completamente sciolto, ma noi facciamo andare ancora lo sciroppo affinché raggiunga una consistenza un po' più densa. Dobbiamo farlo bollire per un minutino. Eccoci qui, il nostro sciroppo è pronto, ancora ha una consistenza molto liquida, ma va bene così. È a questo punto che verseremo dentro l'essenza di vaniglia e il nostro miele. Sempre a sciroppo ben caldo uniremo le nostre fragole. Il passaggio delle fragole nello sciroppo caldo serve per rendere lo sciroppo ancora più aromatico e dare alle fragole un sapore più intenso. Adesso facciamo raffreddare perfettamente il composto, quindi lo frulleremo. Una volta intiepidito il composto, versiamolo all'interno di un boccale del frullatore e frulliamolo moltissimo. Frullate le nostre fragole, fatte inglobare tantissima aria al composto, la versiamo nel pentolino in cui avevamo preparato il tutto. E voilà! A questo punto il composto è pronto, facciamolo raffreddare completamente e poniamolo in freezer. Attendiamo 2 ore circa che si cominci a gelare, dopodiché con una forchetta, con i rebbi, andiamo a sgranare le pareti che saranno ghiacciate per prime e riamalgamiamole al composto, quindi mescoliamo tutto, riponiamo in freezer ulteriormente. Dopo le prime 2 ore, ogni mezz'ora andiamo a sgranare la parte che si è cristallizzata e mescoliamola con il resto della granita, e questo è il metodo per fare venire una granita squisita, farinosa, morbida e non cristallizzata. Se avete la macchina del gelato, potete a questo punto invece porre tutto in gelatiera e verrà comunque una granita squisita. Io invece oggi mi cimenterò in una granita classica fatta nel tegamino della nonna, come si faceva una volta. Quindi 2 ore e dopodiché cominciamo a sgranare e poi ogni mezz'ora sgraniamo fino a che non avrà la consistenza che vedrete tra un po'. Vedete come comincia a raffreddersi in maniera cremosa, quindi non in maniera cristallizzata ma in maniera cremosa. Ora è ben ghiacciata, ho già fatto quindi il primo smottamento,
rimetto in frigo prima del secondo rimestamento. Vedete? Si sta rapprendendo sempre di più, ma sempre in maniera cremosa. Tra un po' gusteremo una buonissima granita. Sul fondo è tutta ghiacciata e anche sui bordi, vedete? Quando la consistenza è così, poi di qui in poi ghiaccerà in un attimo. Quindi stateci più dietro e smuovetela il più possibile in questo stadio. Già così, per un uso estemporaneo, sarebbe anche pronta. Ma noi la vogliamo fare in maniera tale che si conservi un bel po' in freezer. Quindi adesso, dopo averla mescolata ben bene tutta con i rebbi della forchetta, la riponiamo in freezer e ci vediamo tra un'oretta. Ed eccola qui, pronta per essere versata nel bicchiere ed essere gustata. Questa è la consistenza che deve avere la granita siciliana, cremosa appunto, da prendere al cucchiaio come una crema, freddissima e fresca al palato, quindi senza latte e senza latticini, eppure morbida morbida. Bene, rimarrà così a lungo se la tenete in freezer. Ogni tanto, se volete che non diventi mai un pezzo di ghiaccio, ma ogni tanto tipo una volta al giorno, andate e la staccate dai bordi e la arriminate un pochino e la rigirate un pochino, ve lo dico alla catanese. Se sei un vero catanese, la granita la mangi con la panna. Beh, questo se sei un siciliano. Se sei un catanese, la mangi con la panna sopra e sotto. Ovviamente la panna anche sopra. Ed ecco qui le nostre granite pronte per essere gustate, ovviamente con la brioche. La ricetta della brioche la trovate sempre sul canale Due Cuori Una K, brioche col tuppo. Bene, ora andiamo a mangiarle prima che si sciolgano troppo. Non sono bellissime? Buona granita siciliana a tutti, questa volta alla fragola, ma se la volete di qualunque altro gusto, le trovate tutte nella playlist che trovate in info box. Non ne manca neanche una. Vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo dopo aver gustato questa splendida granita. Ciao! Questa granita è semplice, se non avete la gelatiera la potete fare, se non avete perché il freezer la potete fare, se non avete senza le fragole la potete fare. Senza fragole non la potete fare, la vera granita di fragola si fa senza la gelatiera, quindi tranquilli, andate lisci con i rebbi della forchetta. Come avete visto, io ho usato fragole surgelate, ma potete usare naturalmente le fragole fresche, verrà ancora
più buona, il gusto sarà ancora più intenso. Ma per averla tutto l'anno, senza perdere un attimo, senza perdere un mese il piacere di avere la granita di fragole, mettetelo un sacchettino di fragole in congelatore, che tornano sempre utili. Ma se quella la fragola non è il vostro gusto preferito, giù in info box dove c'è la i col pallino trovate la playlist di tutte le granite, tutte compresa la ricetta della brioche col tuppo. Quindi non avete scuse per assaggiare i sapori tipici della Sicilia attraverso i video di Due Cuori Una Cappa. E per le prime 10 telefonate il carrettino Ape che porta i gelati. Mi raccomando, un'offerta imperdibile. Bene, ora basta parlare, andiamola a sbaffare. Noi ci ritroviamo sempre qua per un prossimo gustosissimo video. Ciao, ciao. Ciao.